La Ranieri International, rinomato cantiere italiano, produce una vastissima gamma di imbarcazioni, quasi 40 modelli di tante diverse tipologie, da 4,5 metri sino a 10 metri. Oggi però il cantiere ha scelto di allargare la propria produzione con una serie di battelli pneumatici. I primi modelli sono il Cayman 19 Sport, il Cayman 21 Sport, il Cayman 23 Sport e il Cayman 23 Sport Touring. Il Cayman 19 Sport è il modello d'ingresso della gamma, è lungo 6 metri e largo 250 cm, così potete trasportarlo sul carrello stradale senza sgonfiare i tubolari. Le camere d'aria sono 5 e hanno un diametro massimo di 60 cm, notevole per un mezzo di questa lunghezza. Il gavone di prua su questo esemplare e su tutta la gamma è completamente isolato dalla sentina, così resta più asciutto, perché è controstampato. Le imbottiture sono del tipo a cellula chiusa, così non assorbono umidità. Ci si può sdraiare al sole a prua e a poppa. Ha due file di sedute per 5 persone, ma il totale dei posti a sedere è 6, considerando il sedile davanti alla console. Lo schienale del posto di pilotaggio si ribalta per dare più spazio al living oppure per realizzare una posizione di guida seduta e confortevole. Il serbatoio del carburante è di ben 105 litri e quello per l'acqua dolce 45 litri. Pronti per andare a navigare? Beh, no, non con quella, con questo. Ora, quale può essere lo scopo di un test di un battello di 6 metri con un motore fuori bordo da 40 cavalli? Beh, vedere se è sufficiente, perché in Italia con questa motorizzazione si può guidare senza patente. Un corso è sempre raccomandato perché insegnano un sacco di nozioni utili, non solo per navigare, ma anche per la sicurezza in mare, per la sopravvivenza, per dare aiuto alle altre imbarcazioni, quindi io lo consiglio. Perbacco, non me ne ero accorto, ho appena dato un po' di gas, 3600 giri, 10 nodi e siamo in planata. Beh, è ovvio, il battello è grande, il motore è piccolo, bisogna fargli guadagnare un po' di giri perché dia coppia e potenza sufficienti. 4800 giri, velocità di crociera, 18 nodi. Vediamo quanto è agile. Alle volte su battelli così piccoli c'è una forte differenza tra l'accostata a sinistra e quella a dritta. Dipende dal senso di rotazione dell'elica, che è sempre destrosa quando c'è un solo motore e che tende quindi a portare più facilmente il battello in una sola direzione e rende più difficoltosa la controvirata. Non ho questa sensazione. La timoneria è sempre dolce. Questo perché probabilmente il bilanciamento che hanno trovato tra carena e tubolari è proprio quello ideale. E se è ben bilanciato, perché non metterlo al massimo? Un po' di trim, ancora un po'. Oh, no, troppo. Mi piace andare contro il sole, verso l'orizzonte infinito, a 23 nodi di velocità massima. Beh, direi che ci si può divertire anche con un motore senza patente. E poi con un motore così piccolo si consuma pochissimo carburante. Quanto? Beh, se siete bravi a dosare il gas e a equilibrare il trim, potete fare anche 2 miglia con un litro. Tutta la gamma di gommoni Cayman Sport è costruita da Ranieri International
con la stessa cura, gli stessi materiali, le stesse strutture di rinforzo che sono utilizzate per le imbarcazioni, e cioè con processi produttivi che danno garanzie.